Ho inquinato una spiaggia intera. Sì, ma senza volerlo. Mi chiamo Roberto Ricotta e sono un ansioso cronico a caccia di storie ed esperimenti dai quali potrei imparare sempre qualcosa. E la lezione del video di oggi è ben chiara. A volte fidarsi fa male. Mi è davvero da piangere. Il 12 maggio 2022 ho partecipato ad una raccolta di rifiuti nella spiaggia della mia città, organizzata da Lega Ambiente, iniziativa alla quale hanno partecipato delle scuole elementari e dove io ho invitato anche i miei followers. Il mio primo raduno a Palermo. Domani, ore 9, spiaggia di Romagnolo. Chi si ricamperà sarà protagonista di uno dei miei prossimi video, un'opera di bene per la nostra città. Puliamola sta spiaggia. È stato bello, per un attimo ho creduto davvero nel futuro della mia città. Peccato però che 10 giorni dopo... Buongiorno Rob, ma... sono appena passato da via Messina Marina. Ma ci sono ancora i sacchi spiaggia che li abbiamo raccolto noi la scorsa volta? Questi sono assolutamente i nostri, infatti abbiamo la griglia inconfondibile, il luogo, qui abbiamo piazzato pure la bandiera, ci siamo fatti una foto. È esattamente questo. I rifiuti sono ancora qua. Tornando indietro a quel giorno, che posso lontanamente farvi provare la sensazione del cuore che ti si spezza. Il primo arrivato! Grande piacere, Roberto! Dei miei followers siamo solo un paio, perché l'annuncio è stato meno di 24 ore fa e oggi è un mercoledì mattina. Noi siamo arrivati, siamo qui, qui c'è un ricotta che sta creando. In lontananza si vede un sacco di bambini, noi adesso stiamo andando a raccogliere i rifiuti. Con noi c'è pure Giulia, romana che si è trasferita a Palermo perché è innamorata follemente di questo posto. Ha pure creato un progetto Instagram dal nome Balamur, con il quale condivide quotidianamente questa sua passione. A volte mi arrabbio, perché ovviamente l'amore arriva fino a un certo punto. Altre cerco di concentrarmi su tutto il bello che c'è e sulle motivazioni che mi hanno spinto ad essere qui, che mi spingono ancora di più a fare qualcosa io stessa per questa città. Insomma, quel qualcosa sia a Giulia che a tutti gli altri quest'oggi gliel'ho trovato io. Pochi ma buoni. Cioè, pochi. In realtà siamo in compagnia di un arsenale di bimbi pronti a sporcarsi le mani con noi, che ho dovuto oscurare, o meglio, che il mio collaboratore ha dovuto oscurare dato lo spiacevole finale. A voi piace fare lezioni all'aperto? Bimbi, noi siamo qui oggi per che cosa? Per salvare il pianeta. Bravi, bravi. E soprattutto questo dimostra che tutto ciò che ci circonda è un bene comune, cioè un bene di tutti noi, sia dei bimbi, dei genitori, degli insegnanti, di tutti noi. Questo è un nostro patrimonio. Guardate che è bellissima questa città, Monte Pellegrino, il mare, la come è il nostro patrimonio, ognuno di noi ha una sua partecipazione. Quindi oggi iniziamo, ragazzi. Emozionante. Emozionante. Oh, a me a scuola a fare queste cose non mi ci hanno mai portato. Sempre chiuso. Romagnolo era un posto davvero bellissimo, e molte persone andavano a farsi la passeggiata proprio lungo questa spiaggia per sentire quel profumo delle alghe che c'era. Era il punto di riferimento di Palermo. Ecco, la cosa più assurda di questa città è che nonostante sia una città di mare, non ha una spiaggia balneabile. Sì, c'è la famosa Mondello, che però non è proprio a due passi dal centro. Era il posto dove siamo oggi ad essere la spiaggia della città un tempo. Poi vabbè, come possiamo vedere, si è trasformata in discarica a cielo aperto. Ma tu te lo faresti il bagno qua? Senza rifiuti e cose sì. Io ho sempre pulito il mare quando vado a mare, quando vado un sacchetto, prendo il mio sacchetto della spazzatura e lo butto sempre. Quanti anni hanno i bambini qui di me? 8. Saranno di che anno sono? Tipo 2015. Uno dall'altro del suo 96. Io mi sono diplomato quando loro sono nati. Palermitano dovrebbe iniziare a pensare un po' più alla città che a se stesso. Qua in questo punto qui c'è una quantità di roba assurda. Oddio. Che cosa hai trovato? Una siringa. Starò più attento da questo momento in poi. Ragazzi, come procede? Pare Babbo Natale. L'hai mai fatto un'esperienza del genere? Sì, una volta sì, a Piazza Magione. Ok. Abbiamo raccolto anche le cicche di sigarette. No, abbiamo trovato questo pezzo. Della seconda guerra mondiale.
Ah, è della seconda guerra mondiale? Sì, è esploso. L'ho scelto il razzo, questo lo tiene. Guarda, ce ne ho. Allora, questa è tutta la spazzatura che io ho. Aspetta, apri. Mi serve un selfie con te per la persona che sta dicendo che tutto quello che stiamo facendo è inutile, stiamo sprecando tempo perché il romagnolo tra due giorni sarà esattamente peggio di prima. Quindi mi serve un selfie tipo con la faccia. Ah, c'è gli hater quindi. Che poi la cosa interessante è scoprire la storia dietro ogni oggetto che stiamo pescando. Tipo questa etichetta. Come c'è finita qui? Di oggetti in nemmeno due ore ne abbiamo trovati di tutti i tipi. No vabbè, guarda cosa ho trovato. Portalo, gli facciamo proseguire il video. E salutati i bambini che ormai poverine erano stremati, abbiamo creato una montagna da tutti i rifiuti raccolti oggi. Questo è stato il mio primo raduno a Palermo. Me l'avete chiesto in tantissimi. Siete venuti pure in tanti. Ciao. Ciao. Buongiorno Rob. Ma sono appena passato da via Messina Marina. Ma ci sono ancora i sacchi in spiaggia che li abbiamo raccolto noi la scorsa volta? Questi sono assolutamente i nostri. Infatti abbiamo la griglia inconfondibile, il luogo, qui abbiamo piazzato pure la bandiera. Ci siamo fatti una foto. È esattamente questo. I rifiuti sono ancora qua. La RAP, azienda di smaltimento rifiuti di Palermo, il quale logo era persino presente sulla locandina dell'evento, non so perché, ma ha lasciato tutto in spiaggia per 10 giorni sotto il sole cocente. Ciao Vincenzo! Ciao Roberto! Ascolta, io non so se tu sei a conoscenza di questa cosa, ma i sacchi che abbiamo raccolto l'altro giorno a Romagnolo sono ancora in spiaggia a Romagnolo. Ieri mi sono arrivati video di uno dei ragazzi che era presente alla manifestazione e mi ha mandato i video. I sacchi sono esattamente come li abbiamo lasciati. Cioè, noi abbiamo inquinato, non abbiamo pulito la spiaggia. Questa cosa mi spezza il cuore, perché non lo farei mai in vita mia. Io capisco, non è colpa di... Io non voglio dare colpa a nessuno, non faccio questo video per attaccare qualcuno, però cazzo. Cioè, uno fa di tutto per far del bene alla propria città, e non solo alla città, perché in realtà questo è un problema ancora più grosso. Io... E che cosa ti ritorna indietro? Mi viene davvero da piangere. Sa che con Palermo io ho chiuso.